Salve, oggi con questo video vedremo come realizzare un'attività didattica attraverso l'uso di Padlet, la famosa bacheca elettronica. Possiamo, diciamo, accedere a Padlet attraverso il sito padlet.com che vedete qui in alto nella barra degli indirizzi. Naturalmente, come prima volta bisogna registrarsi, quindi pulsante di registrazione è qui. Io già mi sono registrato e quindi accedo direttamente dal pulsante qui in alto a destra. Padlet ci dà la possibilità di poter accedere sia con un account Google o con un account Facebook. Io ho creato direttamente un account su Padlet, quindi accedo con la mia mail. Inserisco le credenziali. E adesso ci appare questa schermata che noi naturalmente facciamo salta, che non interessa. Ed ecco, questa è la dashboard, il nostro pannello di controllo, la nostra schermata bene iniziale. Come vedete, questa schermata, diciamo, ci sono un po' tutte le impostazioni di Padlet e un po' tutti i nostri Padlet creati fino adesso. Una cosa che ci tengo a dire è che come prima registrazione Padlet è tutto in inglese, quindi per cambiare la lingua basta andare sul menu impostazione. Vedete dove qua è possibile scegliere anche l'avatar, la figura, diciamo l'immagine del proprio account. Andiamo qua su lingua e poi sulla destra vedete c'è un menu a tendina dove è possibile scegliere la lingua. Io ho già provveduto precedentemente a scegliere la lingua italiana, aggiornamento, naturalmente questo lo troverete tutto in inglese, però è facile intuizione. Per creare un Padlet, vedete, qua ci sta questo pulsante in alto a destra, il nuovo Padlet, ci clicchiamo sopra e creiamo una nuova bacheca. Qui già ci dà la possibilità di poter impostare, che lui già ce l'ha da predefinita, e noi andiamo a vedere, chiudiamo questo, andiamo a vedere come si può modificare la grafica, impostare la grafica della lezione, della lezione alla quale noi magari ci accingiamo a svolgere con i nostri alunni. Dalle rotelline delle impostazioni, qui guardate delle rotelline modifica, ci clicchiamo sopra ed è possibile cambiare il titolo. In questo caso noi, perché faremo una simulazione di un'attività in modalità web quest, quindi di ricerca di informazioni sulla rete, di un argomento, scegliamo un argomento a caso, la carta, argomento di tecnologia, andiamo a diciamo mettere nella riga del titolo il titolo inerente al nostro argomento, e quindi scriveremo la carta. Naturalmente qui c'è la descrizione sotto dove noi è sempre possibile eliminarla, sottolineiamo e cancelliamo, e possiamo magari qua inserire il nome della classe che parteciperà a questa attività con il Padlet, e quindi magari inseriremo classe, una classe a caso, seconda B, ed ecco qua. E quindi man mano questo si vanno a riempire questi spazi che ci vanno ad indicare un po' l'argomento, la classe che partecipa a Padlet, e poi vedremo anche la grafica. L'organizzazione dei post. Come vedremo, l'organizzazione dei post può essere in tre modalità: libera, per cui qualsiasi punto dello schermo, dello sfondo, qua si va a cliccare, si inserisce il post. A griglia, con questa modalità a griglia, i post vengono allineati, diciamo, da sinistra verso destra. A inserire invece vengono allineati uno sopra l'altro, e quindi naturalmente l'ultimo è quello che è il post ultimo, è quello là che magari troviamo in alto. Questo serve soprattutto per chi magari vuole fare un'attività di collaborazione tra colleghi su una progettazione, in modo tale che si nota con l'organizzazione in serie, possiamo notare l'ultimo post modificato dal collega e quindi poi noi lavorarci sopra. Io in questo caso scelgo, diciamo, l'impostazione libera, in modo tale che i ragazzi, poiché
divideremo la classe in quattro gruppi, bisogna inserire quattro post. Quindi li vedremo, i ragazzi possono inserirli in qualsiasi punto dello sfondo. Andiamo a vedere lo sfondo. Lo sfondo, diciamo, lui ci dà già questo, dal nome Washi come predefinito, e poi ce ne sono altri. Infatti, cliccando sul pulsante altro, qua troveremo sfondi da poter aggiungere. Guardate quante ce ne sono. Ma è possibile anche aggiungere un'immagine dal proprio PC. In questo caso io scelgo già ho scaricato un'immagine precedentemente da internet, quindi relativa a questo argomento, quindi ne aggiungo la mia. Vado su carica, seleziono file e vediamo, è la cartella, la carta, ecco qua, inserisco questo come sfondo. Eccolo qua, cliccando su ok, adesso si inserisce la nostra immagine come sfondo. Quindi, come vediamo, Padlet ci dà la possibilità sia di utilizzare gli sfondi predefiniti sia di aggiungere uno a nostro piacimento. Facciamo salva, ecco qua. Andiamo a vedere l'icona. L'icona, diciamo, è un'immaginetta che può essere inserita qui alla sinistra del titolo. Ce ne sono sempre come gli sfondi già predefinite, guardate, e c'è la possibilità anche di aggiungerne uno dal nostro PC. Io naturalmente aggiungo uno che ho scaricato precedentemente, è sempre relativo all'argomento della carta, ecco qua, inserisco questo. Caricamento dell'immagine. Lui ci chiede se va bene, altrimenti la possiamo annullare e ricaricarne un'altra. Quindi io premo sul pulsante ok, questa è l'immagine che, eccola qua, come vedete si è inserita alla sinistra del titolo. Clicchiamo su salva e adesso abbiamo il Padlet un po' nella sua forma grafica, inerente all'argomento che andiamo naturalmente a parlare. Con il tasto tag è possibile inserire, diciamo, delle lettere e dei numeri, dove poi il Padlet ti fa l'accesso sul web. Questo invece è l'indirizzo. L'indirizzo, guardate, è questo qua qui che troviamo, è lo stesso che questo che c'è nella barra degli indirizzi. E poi questo sarebbe l'indirizzo, praticamente noi dovremmo dare agli alunni per poter poi andare ad aggiungere loro le proprie attività. Questo è possibile anche modificarlo, ad esempio io tolgo tutte queste lettere e numeri e scrivo la carta, guardate, in modo tale che, questo ho già utilizzato e che già ne ho preparato uno, la carta 1, ecco qua, lo salvo ed ecco qua. Abbiamo impostato come indirizzo Padlet Aniello Petti la carta 1 in modo tale che diciamo è pure di facile accesso e di facile digitazione da parte degli alunni. Che gli alunni che cosa dovranno fare? Poi vedremo successivamente nelle impostazioni per poter aggiungere i post su questa bacheca. Noi dovremo comunicare loro questo indirizzo. Vedete? Lo copiamo o glielo mandiamo via mail, poi vedremo qua nelle impostazioni, oppure glielo dettiamo, loro lo digitano, guardate, in un'altra pagina internet. Ed ecco, si trovano sulla nostra bacheca e possono aggiungere tranquillamente dei post. Andiamo a vedere come si aggiungono i post. Ritorniamo sulla nostra bacheca principale. I post come si possono aggiungere? I post si possono aggiungere in due modi. Si possono aggiungere o facendo doppio clic sul pulsante, guardate sulla bacheca, voglio dire sullo sfondo. Da qui è possibile anche eliminare una volta che è stata attivata la casella di testo, oppure dal pulsante più. Cliccando sul pulsante più si aggiunge questa casella di testo e quindi possiamo inserire il post. L'insegnante che cosa fa? L'insegnante aggiunge, diciamo, dei post. Poiché abbiamo detto che questa classe è stata suddivisa in quattro gruppi, e dà allora le indicazioni a ciascun gruppo che cosa deve fare. Ad esempio, qua il titolo, metteremo storia della carta, e qui
sotto dove dice scrivi qualcosa, metteremo questo, su questo argomento ci lavorerà il primo gruppo. Ecco qui, questo è come se fosse, diciamo, l'assegno. Andiamo a vedere un altro posto, secondo gruppo. Secondo gruppo lavorerà sui prodotti cartari. Prodotti cartari. E qui inseriremo secondo gruppo. Ecco qua, usciamo fuori. Naturalmente questi, se possibile, vedete, trasportarli. Terzo gruppo, inseriamo il posto da più. Terzo gruppo, ce lo portiamo sempre qui. Che cosa dovrà fare il terzo gruppo? Il terzo gruppo dovrà lavorare sui processi di lavorazione della carta. Quindi, i processi di lavorazione della carta. Ecco qua, e questo metteremo qui sotto terzo gruppo. Vedete, il terzo gruppo lavorerà sui processi di lavorazione della carta, il quarto, che facciamo clic qui a fianco, il quarto gruppo lavorerà sul riciclaggio. Riciclaggio della carta. Ecco qua, inseriamo sotto quarto gruppo. Naturalmente, se voglio eliminare un post, vedete, ci vado sopra. Sopra al post, subito ci appaiono in alto a destra l'icona di eliminare il post, oppure per modificarlo ci clicco sopra e naturalmente ci posso riscrivere, posso allegare qualcosa come vedremo dopo da questi pulsanti e quindi lo posso modificare. Uscendo fuori si disattiva tutto il menu di modifica e di eliminazione. Che cosa faranno i nostri alunni? Innanzitutto, i nostri alunni, una volta avuto quei, diciamo, queste sono le consegne che ha dato il docente, quindi loro si collegheranno a questo Padlet e vedranno che il primo gruppo costituito, diciamo, da Antonio, Francesco, Luigi e Serena, diciamo, di nome a case, lavorerà sulla storia della carta, quindi dovrà trovare informazioni sul web inerenti alla storia della carta. Così il secondo gruppo sui prodotti cartari, il terzo gruppo sui processi di lavorazione della carta e il quarto gruppo sul riciclaggio della carta. Una volta trovate queste informazioni, adesso vediamo come ciascun gruppo magari sceglie di allegare o un'immagine o un testo, un documento Word che può essere allegato, dei documenti, può essere sia un Word, sia un foglio Excel, sia un file di presentazione in PowerPoint. Oppure qualcuno ha trovato, diciamo, un bel video su YouTube, un altro gruppo allega video su YouTube, un altro gruppo invece digita proprio all'interno della sua casella di test una sintesi di una ricerca, diciamo, prodotta da più siti, da più interventi fatti sul web, quindi li ha assemblati e li digita all'interno del campo casella di test. Adesso andiamo a vedere come si fanno tutte queste cose. Allora, il primo gruppo decidiamo di allegare, diciamo, il primo gruppo decide di allegare un documento Word. Quindi, che farà? Andrà su questa bacheca, cliccherà qui sotto al primo gruppo, il titolo, loro si interessano, abbiamo detto, della storia della carta. Della carta. Qui inseriranno primo gruppo sotto, primo gruppo, e tra parentesi indicheranno i nomi. Io metto dei nomi a caso: Antonio, Francesca e così via, secondo i gruppi di quante persone è composto, in genere 4-5 persone. C'è una classe mediamente di 20, 22 saranno 5-6 alunni per gruppo. Quindi, dopo aver fatto questo lavoro, loro hanno deciso di inserire un documento. Quindi, vedete, si clicca sul pulsante più e qui ci dà la possibilità sia di caricare un link, sia di inserire un link, diciamo, in questa parte. È già predefinito come default link internet, quindi noi qua magari possiamo mettere un link, vedremo successivamente, ma loro hanno deciso di caricare un documento, quindi attivano il pulsante carica, selezionano il file. Vedete, io già l'ho salvato un documento, una simulazione di documento a storia della carta, quindi ci vado sopra, apri e
e quindi questo verrà allegato, come vedremo, qui sotto alla nostra casella di testa. Ci chiede sempre se va bene, ci fa un'immagine magari del documento. Noi possiamo annullarlo se abbiamo sbagliato a caricare il documento, oppure clicchiamo su OK. Vedete, si va a posizionare nel post relativo alla storia della carta che hanno diciamo realizzato quelli del primo gruppo. Cliccando fuori, ecco qua, si è disattivata la modifica e adesso possiamo vedere il documento. Ci andiamo sopra, vedete, diventa manina. Ecco qua, qua vediamo il documento. Vedete la breve storia della carta. Qui con questo pulsante utilizziamo schermo intera. Ecco qua, chiudiamolo. E poi c'è la possibilità anche di vederlo in originale, che fa? Automaticamente ce lo scarica sul nostro PC. Lo prendo da sotto, qui, ecco qua, e ci dà la possibilità di modificarlo, di visionarlo e magari di tenerla anche come banca dati di lavoro. Con la X invece chiudiamo il post, ecco qua. Eventualmente, diciamo, si voglia modificare, se abbiamo sbagliato a scrivere qualche cosa, lo sapete già benissimo, abbiamo detto già precedentemente, il pulsante qua modifica post della penna. I prodotti cartari, il secondo gruppo, guardate, inseriranno il nome sempre della loro consegna, i prodotti cartari, e sotto indicheranno il loro gruppo di appartenenza, secondo gruppo con i relativi nomi. E li vanno ad inserire qui sotto. Che cosa loro? C'è il secondo gruppo, vuole allegare un link internet. Hanno trovato i prodotti cartari su internet, ecco qua. E diciamo che loro ritengono che questo sito parli bene dei prodotti cartari e quindi hanno imparato, diciamo, questa definizione che ritengono sia giusta, e quindi possono allegarla al loro post. Che cosa faranno? Copieranno, vedete, l'URL nella barra degli indirizzi. Andiamo sul nostro Padlet, Simona, Cassandra e Lugo. Cliccheranno su Santa Aggiungi. Come abbiamo detto già precedente, il default ci dà già di predefinito, vedete, la spunta link internet. Basta copiare nel riquadro il link e quindi ce lo inserisce nel post. Naturalmente qui chiede sempre il caricamento immagine. Ok, ed ecco qua. Prodotti cartari, ci mettiamo fuori, se andiamo. Guardate sul link, sul post, ci fa vedere i prodotti cartari e se clicchiamo video originale ci porta automaticamente al link che avevamo visto precedentemente. Eccolo qua, andiamo direttamente sul web. Torniamo al nostro Padlet, con la X naturalmente possiamo chiuderlo. Ecco qua, e quindi il secondo gruppo ha deciso di inserire un link. Il terzo gruppo invece magari decide di inserire un video da YouTube sui processi di lavorazione della carta, quindi magari inserirà sempre qui la loro mansione, i processi lavorazione della carta. Qui indicheranno il terzo gruppo, tra parentesi naturalmente possiamo sempre i nomi, Gesca, Lucia e così via, e qui loro possono inserire adesso un video da YouTube. Noi lo andiamo prima a trovare su YouTube. Processi di lavorazione della carta, eccolo qua, e
diciamo che a loro piace inserire questo video. Ce lo vediamo un attimo. La produzione della carta inizia con l'arrivo del legno allo copiano il link e lo vanno ad inserire qui nel loro post, sempre cliccando su più allega file, vedete il link internet, lo incolliamo nel riquadro, invia ed ecco qua, ok, e così il loro post è, comprende diciamo il comprende il un video da YouTube. Cliccando fuori per attivarlo basta cliccare sul pulsantino, guardate il video parte, e invece se lo voglio vedere in originale, vedere in originale ci collega clicchiamo su X e usciamo. Abbiamo detto che il quarto gruppo invece ha lavorato sul riciclaggio della carta, e qui inseriremo ovviamente il quarto gruppo con i nomi degli alunni. E va bene così. E loro, questi hanno deciso di caricare un'immagine e poi vogliono scrivere loro del testo, facendo un po' delle ricerche, hanno fatto un po' di sunto tra le ricerche del web e decidono di scrivere il loro post qui direttamente senza allegare niente. Quindi fanno il riciclaggio della carta e vedete si può scrivere tranquillamente un po' di tutto, la casella di testo si allunga sempre di più fino a quando diciamo, ecco qua, possono scrivere tanto, si allungherà sempre di più la casella di testo, non c'è limite di caratteri, e poi vogliono allegare un'immagine. A questo punto che cosa fanno? Cliccheranno su più, prendono un'immagine che a loro è piaciuta tanto, ecco qua, riciclaggio della carta, ok, e quindi su questo posto qui abbiamo, vedete, la possibilità di vedere il testo e l'immagine. Una volta fatto questo lavoro, l'amministratore, adesso andiamo a vedere che cosa deve fare per condividere, per salvare questo Padlet, questo lavoro dei ragazzi, e dare anche possibilità di importarlo, di privacy, di che cosa possono fare i ragazzi. Lo andiamo a decidere noi come amministratore, adesso vediamo nelle impostazioni. Quindi se andiamo naturalmente sulla modalità condivisione, vedete ci sta persone e privacy e ci porta queste quattro icone. Private, è già di default, diciamo, il Padlet è attivato in modalità segreto. Io ritengo questa sia la modalità giusta per fare un lavoro con i ragazzi, in modo tale che il Padlet non è pubblico, nessuno lo vede, tranne loro, perché il link viene dato a loro di collegamento. E poi vedremo che cosa possono fare i ragazzi. Ad ogni, diciamo, impostazione di condivisione, le vediamo tutte quante per adesso. Privato, in questo caso diciamo il Padlet sarà esclusivamente ad utilizzi dell'amministratore, non può essere visto sul web. Password, noi possiamo creare una password, qui magari la carta per dire, così possiamo creare questa password e dando il link di accesso al sito, magari per poterci accedere loro devono digitare questa password, ma io non la consiglio, questa viene più utilizzata come lavoro quando magari è un lavoro tra colleghi, così in modo tale che solo quei 3 o 4 conoscono la password del Padlet, del loro lavoro, e quindi solo loro potranno accedere. Segreta, abbiamo detto che la modalità sempre è nascosta, e pubblica vuol dire che il Padlet può essere ritrovata anche tramite Google su internet. Quindi io consiglio di inserire la modalità segreta e andiamo a vedere i permessi che daremo a chi accede a questo Padlet. Lui già di default ci dà il permesso, può scrivere. Andiamo a vedere adesso che contiene questo può scrivere. Ritengo che questo sia diciamo, il permesso più idoneo per un lavoro con i ragazzi.
Infatti, se andiamo a vedere, può scrivere, in questo caso può visualizzare il padlet e aggiungere post, quindi ogni ragazza, ogni gruppo può diciamo visualizzarlo e aggiungere dei post, però non può modificare, approvare i post degli altri, modificare o eliminare il padlet intero e invitare collaboratori. Quindi praticamente in questo caso possono soltanto inserire dei post e possono vedere quelli degli altri, però come limite non possono modificare quello degli altri, ma possono modificare soltanto il loro. Può leggere, inserendo qui può leggere, la spunta può leggere, questo consiglio di metterlo, di inserirlo una volta finito il padlet, cioè una volta terminato, l'insegnante spunterà qui a può leggere, in modo tale che chiunque vedrà questo padlet può soltanto leggere, ma non può né modificarlo, né inserire post, né invitare collaboratori, né eliminare il padlet. Mentre può moderare, ci sta la possibilità di poter può visualizzare, questa persona può visualizzare, se spuntiamo qui, chiunque si collega a Padlet può visualizzare il Padlet e aggiungere dei post, modificare e approvare i post degli altri. Non può modificare o cancellare il Padlet né invitare collaboratori. Andiamo a vedere ancora che ci sta di più. A livello di permessi ne possiamo anche aggiungere, diciamo, dei contributori, dei collaboratori, e quindi qua magari metteremo il nome di chi può collaborare sul nostro Padlet. Lui già farà una ricerca. Guardate, possiamo aggiungere una persona, magari ci arriva l'email di condivisione del Padlet e quindi non ci saranno problemi. Questa persona riceverà l'email con il link, cliccherà sul link e poi dopo lo riporterà subito sul Padlet, sulla nostra bacheca che vogliamo condividere con lui. Moderazione: se noi clicchiamo su questo pulsante moderazione, diciamo i post vengono, prima di essere pubblicati, richiedono l'approvazione del moderatore, ma questo ritengo che non vada inserito, e questo è tutto quanto per quanto riguarda la condivisione, voglio dire la privacy. Andiamo a vedere condividi esporti in corpora. Adesso con quest'altro menu noi possiamo, diciamo, condividere il nostro Padlet. Da quest'anno Padlet ha inserito un codice QR, come vedete qui, questo codice QR, in modo tale che con i nuovi smartphone è possibile scaricare dell'applicazione, scannerizzare con lo smartphone il codice QR e inviarlo o tramite WhatsApp, tramite su Facebook o inviarlo, diciamo, via email alle persone con le quali noi vogliamo lavorare, vogliamo condividere il nostro Padlet. È possibile naturalmente copiare il link del Padlet premendo qui su questo pulsante, che poi sarebbe questo link qui, incorporarlo in un sito web, nel blog di un docente, vedete attraverso il codice HTML, inviarlo tramite email anche da qui, condividerlo su Facebook questo lavoro, condividerlo su Twitter. Lo possiamo salvare ancora come immagine, in modo che ci fa una foto di tutto questo, salvarlo in formato PDF, salvarlo come foglio Excel, possiamo anche stamparlo in modo tale che diciamo possiamo avere questo lavoro fatto dai ragazzi come documentazione sul nostro PC, la documentazione da allegare a un progetto, o tenerla lì tranquillamente, e nel caso magari ci fosse richiesta da dirigente, possiamo sia farlo visionare naturalmente il Padlet, oppure in maniera cartacea lo salviamo come immagine, come PDF, quindi la teniamo agli atti. Vediamo questo. Quest'altro menu dei tre puntini un po' ci riporta a quelli dei precedenti. Invita persone, vedete, andiamo su persone e privacy, quindi andiamo ad invitare qua i collaboratori. Poi abbiamo ancora condivido in corpo, dateci nel menu di condivisione che abbiamo appena visto. Abbiamo di nuovo esporta, ci può esportare il nostro Padlet, come vedete attraverso copia link, abbiamo detto in global nel sito che già abbiamo visto, cioè, ci porta un po' le impostazioni del menu che abbiamo visto prima. Basta scrementare modifiche e qui possiamo eliminare da tutti i post e addirittura eliminare l'intero Padlet da questa parte qui. Una volta terminata naturalmente il lavoro,
Noi, come vi dicevo prima, nel menu chiedo scusa, di condivisione, persone e privacy, spunteremo può leggere qui, facciamo salva, in modo tale che questo Padlet, se viene allegato pure al sito della scuola, diciamo, un blog dell'insegnante, può essere soltanto visto e non può essere più modificato, non si possono più inserire dei post. Per cui se noi andiamo a pubblicare su un sito web della scuola, magari nelle attività dei ragazzi, ciascun ragazzo del gruppo magari potrà farlo vedere anche a casa ai suoi genitori, o magari dai nonni, o farlo vedere ai suoi amici, anche se si trova in qualsiasi parte del mondo, si collega a questa parte del sito della scuola, suo Padlet, e quindi lo potrà far vedere, ma non lo potrà più modificare, non potrà più inserire dei post. Con questo è tutto, noi abbiamo fatto questa simulazione in modo da poter far vedere l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali in una normale attività didattica che viene fatta in classe con gli alunni. Adesso farò vedere la chiusura. Naturalmente, noi una volta, diciamo, bloccato tutto, possiamo uscire dal Padlet. Qui vedrete i Padlet, diciamo, che abbiamo attivato. Questo faccio vedere uno a caso, vedete i castelli di Federico II che stanno facendo i ragazzi in classe. Ecco qua, stanno inserendo dei post, man mano fanno delle ricerche sui castelli di Federico II. Guardate, loro inseriscono il testo e allegano l'immagine. Questo è uno dei lavori che stanno facendo attualmente i ragazzi in classe. Ne abbiamo altri, ma non mi ci metto qua a farli vedere gli altri. E quindi, per uscire dal Padlet, stiamo dicendo, abbiamo home, clicchiamo di nuovo sull'immagine, esci ed usciamo dal Padlet. Il nostro Padlet è salvato adesso sulla bacheca elettroniche sul web. Ringrazio tutti e ricordiamoci sempre di gratificare i nostri alunni per un qualsiasi tipo di attività, magari questi nuovi tipi di attività che all'inizio possono dare un po' di difficoltà, ma loro ci sapranno fare sicuramente e ci daranno delle grandi soddisfazioni. Salve, salve a tutti.